quali sono le criticità e le opportunità che ci sono nella divulgazione per quanto riguarda un canale che parla di cinema. Innanzitutto do la parola a te, Nicola, se vuoi parlare del tuo canale Film 10 su 10, ci racconti un po' il tuo progetto. Allora, io mi chiamo Film 10 su 10, non perché i film che consiglio sono film 10, cioè non sono film perfetti, ma perché io sono, diciamo, è nata su questa idea qui. Ogni generazione dimentica due generazioni prima in tempo, a livello cinematografico. Cosa vuol dire? Che chi ha la mia età, quindi io sono del 76, chi ha la mia età non, o non ha visto o ha dimenticato i film degli anni 40 e 50. La stessa cosa può capitare e capiterà oggi che dimenticheranno quelli della mia generazione, quindi i film degli anni 70-80, e arriverà a un certo punto dove i film verranno proprio dimenticati, molti film estremamente del passato, quindi degli anni 30, degli anni 20, degli anni 40, verranno completamente dimenticati. Ma perché? Perché oggi non fa più notizia dire vi consiglio Il mostro di Dusseldorf, che è capolavoro pazzesco dello stesso regista che ha fatto Metropolis. Perché? Perché è un film del 1931, ok? Oggi presentano soltanto i film, ma mi viene difficilmente, arrivano agli anni 80. Dicevi, stavi facendo il ragionamento che, del film consigliato, che poi alla fine Netflix ci ha provato a fare, se hai visto questo ti consiglio questo, però forse è un algoritmo un po' freddo che non tiene conto invece di alcuni percorsi, giusto? Giusto. Non me li consiglia mai giusti Netflix. Sì. Tu invece fai un ragionamento, ti dici guarda, è simile perché non perché appartiene allo stesso genere, ma perché è strutturalmente simile, magari può essere anche un genere, tipo uno può essere un giallo, un altro può essere un horror, un altro può essere un'altra cosa, però magari c'hanno, che ne so, un'atmosfera comune, c'hanno un capito? Okay. Senti, invece per quando parliamo un attimo di futuro, invece cosa vedi nel futuro del tuo canale? Cioè quali sono le tipologie che hai pensato di sondare, i tipologie di video, temi che hai pensato di sondare e che ancora non hai fatto? Mi piacerebbe tanto fare qualcosa di più interattivo, cioè è già interattivo il mio canale, perché sì, già certo, il 80% certo, è basato su ti rispondo. Certo. Però mi piacerebbe fare qualcosa di più interattivo. Cioè, allora, questa cosa qua l'ho vista da te. Ah, sì. L'ho vista da te ed è carinissima, perché l'avevo già vista in passato. È carino come cosa, non so se ti è capitato di vedere. Tu hai fatto un video dove dai delle risposte e registri le due risposte. Sì, il duetto. Sì. No. Il duetto, no. Tipo un video interattivo. Ah, il fatto di Marie Curie. Sì. Ah, poi lo vediamo insieme dopo. Sì. Ecco, fatto una cosa del genere, mi piacerebbe quella di fare un piccolo sketch dove io mi improvviso attore piacerebbe fare qualcosa dove, guarda, lo sai, gli che do la possibilità di fargli fare da regista si deve alle fare prima persone un che vedono. Nel senso che io piacerebbe adesso cosa farò. E la gente deve scegliere se farmi fare una cosa, farmi fare un'altra, però se allora, con una guarda, sequenza logica. Da poco, parliamo di TikTok nello specifico. Da poco TikTok dà la possibilità di fare il link, di mettere dei link a dei video all'interno della descrizione. Quindi, se tu, per esempio, metti tipo scelta 1, 2, 3 nella descrizione, non nei commenti, nella descrizione, link video 1, link video 2, link video 3, no? Tu puoi fargli scegliere cosa vogliono fare e quindi cliccando su quello che vogliono fare vanno al video in cui tu fai quella cosa, hai capito? Ah, cavolo, questo non lo sapevo.
Però si deve fare la prova, non l'ho mai provato, eh. Ci sto pensando da un po', però non ho mai neanche avuto il modo di vedere se funziona o non funziona. Prima di fare tutto quanto si deve fare un po' di test, perché sennò altrimenti si Sì, perché perde sarebbe proprio carino, secondo tempo. me. Sì, se tu hai, tu dici per esempio, vabbè, tu hai visto il video di Mercury, dici per esempio, non so, vuoi scoprire la radioattività o il magnetismo? Allora metti link magnetismo, link radioattività. Cliccano e vanno sul video in cui scopre il magnetismo o scopre la radioattività. Invece, per quanto riguarda andiamo un po' più nel vivo. Invece, per quanto riguarda eventualmente delle persone che non erano d'accordo con te, hai trovato persone, diciamo, maleducate? No, No, no. mai. Ok, mai. Oh, buono, Anzi, buono. sono sempre gentilissimi, ma veramente Ok. sono. Io ho notato una cosa, e questa qua dovrò rompere sempre una lancia. La nuova generazione, Sì. No, allora, non voglio generalizzare, io parlo della mia vabbè, realtà, ok? La certo. nuova generazione sono, io li sento, li criticano in ogni maniera, ma Sì, chi sì, ha la sì, mia sì, sì. età e viene da un certo tipo di. Noi eravamo Certo. animali, cioè io vedo veramente, sono molto, ma molto più educati. Sono molto Sì. educati. Poi dopo, sai È che cosa vero, è vedo? vero. Per faccio un esempio, io l'ho notato su TikTok. Su TikTok sono sempre. Allora, se tu gli dai un po' di corda, nel senso che gli dai un po' di simpatia. Io vedo persone che vengono demolite su TikTok, cioè io vedo, non faccio nomi, però vedo persone che hanno su 100 messaggi sotto, 90 sono prese per il culo, Sì. cioè veramente. Io ho detto, Madonna mia, poi non sono proprio poco permaloso, ho detto, vediamo un po' come va. Allora ho detto, cavolo, ma sono Certo. di un'educatezza mostruosa questi ragazzi, ma ragazzi giovani hanno dei modi, delle cose Sì. veramente belli, 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 educati tantissimo. Quindi la tua esperienza è positiva dal punto di vista delle La critiche, mia cioè nel senso esperienza hai è trovato molto sempre positiva. critiche costruttive. Ottimo, ottimo, vabbè, sei fortunato. Ma ti Cioè faccio nel un senso che esempio. sì. Io vedo altre persone che fanno video come i miei, più limitate di ragazzini di 15 anni. Io ho fatto una volta delle domande chiedendo quale fosse, secondo voi, Sì. il film di fantascienza più influente, non più bello, Certo. perché la bellezza è negli occhi di chi guarda, Eh più sì. Certo. influente di tutto il cinema, da quando esiste il cinema. Certo. Io ho visto persone di 40 anni, 38, 35, siamo sempre adulti, non siamo ragazzini, Sì. dire 3-4 titoli recentissimi. Invece ho visto ragazzi, credimi, di 14, 15, 16, 17 anni Sì. raccontarmi, capivo che li avevano visti, film degli anni Comunque 50. impegnativi, certo.